Padre Salonia. Perdonare se stessi è un'esperienza liberante, ma essere troppo indulgenti con se stessi, che cosa può portare? Una domanda molto interessante, perché si colloca in quella realtà della vita nella quale l'integrazione tra due estremi non è una questione di trovare la mediazione o la via media, è invece un problema di un cammino personale. È chiaro che perdonarsi troppo e non perdonarsi non sono punto di arrivo di un cammino personale. Perdonarsi troppo è un modo quasi di non ammettere che è dentro di noi presente la legge del divenire, dell'andare avanti. Non perdonarsi è, direi, un'altra faccia della stessa medaglia, non accettare la logica del divenire, che non siamo quindi arrivati. La soluzione non è, come si suol dire, la via di mezzo. La soluzione è un cammino personale che ci fa accettare la creaturalità, sapendo che l'essere felici, tra virgolette, non dipende dai limiti, ma dal modo come si vivono i limiti. Il succo di questo festival è stato sul perdono, sulla misericordia. Che cosa possiamo imparare noi uomini dalla misericordia di Dio? Io credo che una premessa fondamentale sia quella di connettere il perdono alla felicità. La difficoltà di perdonare, di perdonarsi, nasce sempre dalla paura che ciò che ci è mancato, perché questo è perdonare, no? Qualcuno ti ha tolto una speranza di felicità, tu non hai raggiunto un obiettivo di felicità, che perdonare significa ritrovare la possibilità di essere felici nel limite. Tutto questo è chiaro che può essere appreso a livello umano attraverso esperienze belle di amore, di accettazione. Per i cristiani la fondazione di tutto questo è la misericordia di Dio. Dio ci dice: può essere felice anche se sei limitato. E in che modo? Sentendoti accolto, amato da me. Allora ecco che l'essere amati, l'essere accolti diventa, direi, la sponda sicura della felicità. Essendo amati e perdonati nei nostri limiti, impariamo che si può essere, tra virgolette, felici anche con i limiti se siamo amati, e così riusciamo a dare agli altri questa grande esperienza di essere accolti, amati al di là dei limiti, e costruire quel filo, direi, bello, precario della nostra vita, che è la felicità, non dal confronto di eroi, di persone perfette, ma dal confronto di persone perdonate che si danno la mano. Grazie. Prego.